faccia sul fuoco. Dai, vai. Quasi. Bravo. Accomodatevi, che vediamo come nasce il formaggio. Ah, ok, sarà adesso. Adesso. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Emi, dove vai? Vai a chiamare la gente, bravo. Ecco, vai a chiamare la gente. Sparito. Sparito, lontano. 1 e 10. Allora facciamo. Bene, allora cominciamo. Bene. Bene. Sono in onda, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa piccola dimostrazione. Io sono Alessio, siamo insieme a mia moglie, siamo i proprietari della piccola fattoria Comugnai. Ci troviamo ad Aquileia e oggi vi faremo vedere i passi, le varie fasi di come nasce da latte munto questa mattina le nostre caprette, tra cui Panna, che abbiamo munto sia stamattina. E anche se vedete ben fornita, ma l'abbiamo già munta questa mattina e la mungeremo questa sera alle 6:30 e dopo vi faremo, chi vuole, chi gradirà, vi faremo assaggiare il suo latte e assaggeremo il formaggio che stiamo facendo adesso e, niente, praticamente il latte per diventare formaggio deve subire una trasformazione. Questa trasformazione consiste in praticamente dopo aver munto, o si può conservare in frigorifero o comunque a temperatura bassa, o si può lavorare subito. In poche parole, bisogna prendere dei contenitori più o meno grandi in base alla quantità che si vuole lavorare. Giustamente noi qua oggi abbiamo utilizzato 5 litri di latte fresco e ci siamo un po' anticipati. Perché? Perché c'è bisogno di circa un'oretta e mezza / due per arrivare a questa fase, che è la fase clou della preparazione del formaggio. Ovvero si scalda, si dà una prima riscaldata al latte per portarlo a circa dai 37, dai 36 e mezzo fino a massimo 40-42 gradi e poi si toglie dalla fiamma o dal vapore. Della cottura al vapore se si utilizzano negli impianti più grandi e si inserisce il caglio. Il caglio è sostanzialmente un enzima, in questo caso noi utilizziamo caglio di vitello, però ci sono diverse modalità, ci sono anche dei cagli vegetali, anticamente si usava anche il cardo, si può utilizzare anche il lattice di fico, e in base al caglio che si usa ci sono anche vari accenni di sapori diversi. Noi per comodità utilizziamo il caglio di vitello e praticamente questo enzima è nato da anticamente, quando i primi pastori si sono accorti di questa cosa. Perché? Perché aprendo proprio nel momento della macellazione capretto, vitello, quello che era, si sono accorti che dentro lo stomaco di questi animali si formava questa massa che, assaggiandola, era anche buona, e questa massa di latte coagulato. Praticamente avviene una coagulazione. Facendo vari esperimenti, giustamente in tutti i secoli, addietro, hanno affinato queste tecniche, si sono accorti
di questo enzima, di questa sostanza che poteva essere utilizzata, e hanno appunto, sono arrivati. Arrivati a tutte le come potete vedere qua, che c'è questa separazione, c'è questo liquidino, e poi c'è che è praticamente un attrezzo di legno con delle barrette di ferro fatte alla stessa maniera sostanzialmente, che servono per rompere la cagliata. Vedete adesso questa massa? Piano piano si comincia, anticamente il primo taglio a croce e dopo si comincia a fare le pezzettini sempre più piccoli. A questo punto si deve piano, delicatamente rompere la cagliata fino ad arrivare alla consistenza di un fiocco, di un chicco di riso praticamente. In base a più o meno quanto si rompe la cagliata si otterranno diversi tipi anche di formaggio, perché più è grossa la cagliata, più c'è, cioè, i pezzi della cagliata, più il formaggio finale sarà, diciamo, appunto grossolano, quindi potrebbe avere anche dei buchetti più o meno grossi, che non è la stessa cosa tipo dell'Emmental, che ha i buconi grossi. Quello è dovuto a un innesto di batteri, di batteri buoni, insomma, di fermenti lattici, che serve per creare questo gas. Pian pianino, i veri casari, con l'ausilio, i veri casari che sono esperti, con l'ausilio della... Boh, basta, adesso tanto... Con l'ausilio, con l'esperienza, mettendo solo il dito, riescono a capire la giusta temperatura. Che in questo caso qui, adesso in questa seconda lavorazione, comunque non deve mai arrivare oltre i 42 gradi, perché sennò, diciamo che le caratteristiche organolettiche del latte vanno a sperdersi, diventa un formaggio molto gommoso, poco piacevole al tatto, insomma, al momento di essere mangiato. Vedete che pian pianino si sta rompendo questa cagliata, troppo adesso ci vuole un po' di tempo.
39, 39,1, sì. Siamo quasi, siamo a 39. Chi lavora tanto quanta quantità di latte, giustamente non deve essere abbastanza sicuro anche per il discorso delle cariche batteriche, eccetera. Quindi viene pastorizzato. Pastorizzato significa che viene portato a una certa temperatura, ovvero circa 70-80 gradi massimo, per un breve periodo, per un breve, ecco, adesso è pronto, lo togliamo dal fuoco. Tra sé e sé, rompe, facendo questa azione con la frusta, rompendo questa cagliata, noi favoriamo la separazione dalla parte liquida che rimane, che si chiama appunto siero, che praticamente è il materiale di partenza con il quale si farà dopo, successivamente si può fare la ricotta. La cagliata adesso un attimo deve depositarsi sul fondo in modo da favorire il più possibile questa uscita di siero, e tra un attimo la tiriamo fuori. Dicevo, la pastorizzazione serve a poter avere un latte, diciamo, privo di batteri o altre cose nocive, diciamo, che potrebbero influenzare mangiano le capre, si tramuta tutti i fieni, le erbe, i fiori, si tramuta in sapori del formaggio, che quando vanno a essere stagionati conservano o meno. La pastorizzazione, diciamo, uniformizza tutto, e anche io ho notato, non so se sia vero al 100%, però io personalmente ho notato che il latte pastorizzato di capra che si trova nel supermercato ha questo sapore detto proprio di capra, questo odore che sa proprio di selvatico, eccetera. Il latte che assaggerete stasera non ha niente a che vedere con quel latte di supermercato, perché il latte di supermercato, per essere venduto, deve essere per forza pastorizzato. E la pastorizzazione, come vi ho detto, abbatte tutte le, e quindi va a influire anche sul bouquet di odori, di profumi che c'è il latte, e quindi ciò che mangiano le capre, che si esprime proprio nel collo. Allora, adesso la cagliata si è depositata, procediamo con l'aiuto della valletta, che tiene questa. Tieni questo qua con due manine. Adesso vedrete
questa qui adesso si lavora leggermente in questa maniera, praticamente si schiaccia, facciamo così, si schiaccia e vedete che esce fuori ancora liquido. Adesso è anche tiepidina, man mano che si raffredda sono riuscito, volevo farla, farmela costruirmela una da me, perché utilizzi, adesso noi coltiviamo anche il salice, come vedete gli intreccio, praticamente anticamente le fuscelle erano fatte di salice intrecciato, e tante volte queste stampi, diciamo così, veniva chiamato il formaggio canestrato, perché derivava proprio dal fatto che venivano realizzati questi cestini che si chiamavano canestri e prendeva la forma tipica del salice, e quindi venivano questo formaggio canestrato, deriva da questo nome qua. Non ha, a questo serve come mangiare latte proprio. A questo punto si lascia scolare un attimino nostro formaggio fino a anche più di un anno, due anni, dipende, insomma, dipende dopo cosa si vuol fare. Ci sono, diciamo, queste cacciottine piccoline, di solito se le fai asciugare rimangono proprio piccole così. Se io riempio questa qua, faccio una forma intera di cagliata con questa qua, allora ho una bella cacciotta grande che riesco a poter stagionare. Di solito il formaggio di capra si fa stagionare massimo 2 mesi, perché già diventa parecchio duro, insomma, parecchio strong, come si suol dire, però con dei sapori incredibili. Poi ci sono varie possibilità da mescolare i latti, tipo solitamente si fa facilmente latte di capra e pecora, viene un formaggio che è una cosa assolutamente unica, ha dei sapori, delle sfumature di sapore che sono incredibili. Vediamo se riesco a farvi vedere. Prendimi quello lì, vediamo. Allora, andiamo. Eccoci qua. Questo vedete che ha preso la bella forma. Questa è la cacciotta primo sale. Questo adesso un attimo, a questo punto ci dovrebbe lasciarla asciugare ancora, sgrondare ancora un peletto, però ve la facciamo vedere lo stesso.
esatto. A questo punto vedete che comunque sta uscendo ancora questo latticello, non si fa altro che salare abbondantemente. Tra un pochettino che si asciuga questo lato, la si gira si levavano una volta appunto sotto pietra, nelle cantine di pietra eccetera, in modo che la stagionatura di solito dovrebbe essere mantenuta la temperatura massimo, si dovrebbe essere massimo 14 gradi, più fresca è la cantina meglio è, più si conserva a lungo il formaggio. Mano a mano che passano i giorni, le lavorazioni successive sono appunto, oltre a questa della salatura, che è quella più importante, siccome il formaggio per almeno una settimana sicuro butterà fuori ancora un po' di latticello, di siero, va girata due volte al giorno. Sempre vanno messe su tavole di legno o su uno straccio, che in modo che assorba più possibile questa umidità, e va girata, l'importante è girarla mattina e sera. Facendo così la faccia rivolta verso l'aria si asciugherà un attimo, e viceversa si cambia. Ecco. Questo adesso appunto lo lasciamo spurgare ancora un attimo, lo mettiamo in un frighetto e stasera ve lo farò assaggiare. Questa è in sostanza la storia di come nasce il formaggio. Poi ci sono tutta una infinità di lavorazioni, di cose, perché da questo punto si possono fare gli innesti per fare tipo i gorgonzola e gli erborinati, che sono quelli con la muffa dentro. Sono successivamente, si fanno dei buchi con degli attrezzi apposta in un ambiente contaminato, ma in bene, nel senso che ci sono presenza di questi batteri, queste muffe benigne che a noi stanno bene, non sono quelle che fanno andare marcio le cose, ma sono quelle che vanno a fare questi, e si può ottenere del formaggio erborinato come il gorgonzola sostanzialmente. E un'altra ultima cosa che si può fare, appunto con il siero si può rimettere sul fuoco aggiungendo, acidificando ancora di più la soluzione con sale. Di solito noi si aggiunge anche un po' di latte fresco da che abbiamo tenuto in parte, diciamo su 5 litri, su 10 litri si tiene un mezzo litro di latte, e si porta a ebollizione, si aggiunge un po' di sale nel siero, si riporta a ebollizione fino a quasi dagli 85 ai 90 gradi, e a questo punto si può vedere che affiora la ricotta. Perché questa si chiama ricotta perché è cotta due volte. La prima cotta è questa, la seconda volta viene portata a temperatura, però questo siero conserva ancora diverse proteine buone, insomma, diverso ancora materiale e cosa. Non viene, come sapete tutti, la ricotta non è un formaggio hanno questo fiocco, facendo il fiocco affiorano proprio sopra, ci sono la schiumarola, si prende e si mette nelle,